Gennaio. Tra poco, cominciando l'anno nuovo, qualcuno di voi forse riuscirà a udire la sua voce. Gennaio, in fin dei conti, è un mese pressappoco uguale agli altri. Agli occhi degli uomini è invece il mese più importante. E l'importanza sta tutta nel principio, nel primo giorno, nella prima ora, nel suo primissimo minuto. Dicono, infatti, che a mezzanotte in punto, nell'atto di venire al mondo, Gennaio emetta una sua voce e che da questa voce si possa capire che razza di annata seguirà. Ma a mezzanotte c'è baccano, crepitano bottiglie di spumante, risate, grida, schiocchi di baci, petardi fuori nella via. E in tanto strepito si perde la voce misteriosa. Ci sono, è vero, anche coloro che non fan baldoria. Eppure questi sono svegli. Quando gennaio arriva, se non altro per curiosità. Magari si sono già ficcati in letto e di qui tendono le orecchie. Ma udire non potranno perché intorno, nelle case, nelle vie, gli altri faranno festa. No, nemmeno negli ospedali e nelle carceri, dove solitamente a mezzanotte regna un tetro silenzio. Neppure nelle corsie e nelle celle vigilate da lugubri lumini, la voce viene udita. Perché quando l'anno nuovo comincia, la vita anche là dentro si riaccende e pazze voci di augurio si rispondono di letto in letto, da un'inferriata all'altra. Cosicché solo nella grande pace delle campagne, dei monti, dei mari e dei deserti la voce si può udire, e non altrove. Ma anche laggiù è difficile che un uomo sia completamente solo. A mezzanotte del 31 dicembre, anche il reietto e il vagabondo cerca di incontrare un proprio simile. Così al momento giusto, buon anno, si dicono a vicenda, e la famosa voce va perduta. Tuttavia esiste qualche raro uomo che in quell'attimo è veramente solo. Pastore forse al lume della luna, sentinella di guardia polveriera o astronomo in cima alla sua torre o ladro sperduto lungo i binari morti e costui allora può sentire. Ma gli conviene? Dicono infatti che talora l'arrivo di gennaio si annunci con un rumore sordo o simile a un rotolio di carri o meglio come un treno che passi in lontananza e allora vuol dire che sarà un anno senza niente di speciale, né bello, né brutto, mediocre e inconcludente per la maggior parte dell'umanità. Ma alle volte si ode una specie di lamento che sembra uscire dalla terra e questo è segno che sarà un anno di sventura. Altre volte è invece un canto, una risonanza, come una nota di organo o una campana nella nebbia. E allora ci si può aspettare cose buone. Pace, lavoro, grandi raccolti, insomma, un anno lieto. Solo che il lamento e il canto si assomigliano, dicono. La differenza è minima, basta un niente per sbagliarsi. In questo caso avviene che ci si facciano inutili illusioni o si tremi per paure assurde. Forse è meglio perciò che a mezzanotte il silenzio non ci sia e la fatale voce si confonda con le musiche e le grida e nessuno oda l'annuncio e gli uomini, correndo inconsapevoli al destino, continuino a sperare.